Bene a tutti, qui Marco Total War, bentornati sulla nostra serie di Snibrevita V2. Siamo arrivati all'ultima, e io dico l'ultima missione del gioco. Un po' di nostalgia, raga, perché abbiamo fatto tutte queste missioni su YouTube, là già mi viene brutto finirla, no? Vabbè, senza di stronzate, iniziamo questa fottuta missione. Già so che sarà difficile, già smadonnerò, sarà per l'ultima volta però. L'unica cosa buona. La mia ultima possibilità per eliminare Wolf era la pista di atterraggio del Tiergarten alle 18.45. Non avevo molto tempo. Fermare Wolf significava dirigersi dritto al cuore di Berlino. Con gran parte della città in rovina, l'unico luogo per il colpo era esattamente il mio punto di partenza. Dovevo arrivare alla porta di Brandeburgo. La città era in fiamme. La battaglia infuriava come un'immagine infernale. E da qualche parte, in mezzo a quella tempesta di fuoco, quel bastardo stava per salire su un aereo e volar via verso la salvezza, portando a Mosca i segreti del programma missilistico. A meno che io non l'avessi fermato. Beh, giovane, mi pare anche scontato. Niente. Si ritorna alla porta di Brandeburgo a finire l'ultima missione da come ho iniziato. E per celebrare questo avvenimento metterò lo Springfield. Siamo iniziati con lo Springfield e finiremo con lo Springfield. Oh, frase celebre. Ok, andiamo. Sono gasatissimo, non è vero? Sono entrato appena in depressione. Raggiungi piazza Brandeburgo. Yeah! Perché ho fatto solo io? Non lo so. Allora, troppo silenzio, non mi piace. Non mi piace questo silenzio, sinceramente. Ok. È l'ultima missione. Vediamo di non mandare tutto a fanculo proprio adesso. Eccolo là uno. Potremmo ucciderlo con il rumore del... Ok, ne sta andando. Però se ne va all'altra. Avviciniamone un po' di più. Appena arriva un nuovo bombardamento, come adesso. Comunque non è un tedesco, è un russo. Ok, boom! Scusate per il silenzio, però... Comunque ci sono altri russi. Perché ho sentito parlare vicino. Ecco nella 1. E forse 2, perché quello parlava con un altro. Mo non saprei, anche perché ho sentito delle voci russe nelle vicinanze. Oh, attenzione, ce n'è uno là. Che potremmo uccidere anche col fucile, come il cecchino là. Uno lì. E sicuramente un altro, anche perché quello stava parlando con qualcuno. Proviamo a uccidere quello, va. Perché se dobbiamo passare... Cioè, se... Io potrei anche passare sotto la metro per... fare qualcosa, magari riuscire a passare sotto la metro e non so dove sbuca. Se sbuca sempre lì o fa un passaggio sotterraneo. Andiamo un po'. Mi serve però un bombardamento. Che non c'è. Maledetti bastardi. Ma intanto controlliamo la zona prima che ritorna. Ok, aspettiamo che ritorni il bastardo. Anche di poter entrare dentro all'edificio e ucciderlo da lì. Ci costringe proprio a controllare la zona. Ok. Oddio. Visibile a tutti, insomma. Credo che adesso potremmo anche passare. Mi controllo ancora. Allora, quello è stato fermo lì, non si muoverà sicuramente. E ce n'è uno là, dietro, sì, infatti. Quindi lasciamo stare ogni... possibilità. Ok, pian piano si va sano lontano, no? Ok, ok. No, qui non possiamo andare. Ah, fottuta metro. Devo uscire dall'altra parte del passaggio. Un carro distrutto. Allora, attenzione. Due sono lì.
E dobbiamo uccidere per forza però, penso. Però, sennò come facciamo a avanzare? Andiamo un po', va. Mazza quanti carri russi distrutti. Ok, allora. Dobbiamo prima controllare se ci sa qualcun altro. Eccone uno laggiù. Un altro là. Una a sinistra e una a destra. Quindi. E uno qua seduto, merda. Senti, raga, io provo a tornare indietro e a fare un... lingotto d'oro, fottuto lingotto d'oro. Ok, dicevo, voglio provare a fare qualche piano. Ragazzi, questo è il piano. Uccidiamo quei due con il rumore del bombardamento. Però vorrei provare a fare questa strategia, riuscire a infiltrarsi dentro questi edifici senza però uccidere quello, perché quello non mi sembra un nemico. Cioè non sembra un pericolo, anche perché sta dormendo, quindi non è un problema. Quindi allora uccidiamo questi due e poi possiamo avanzare. Ok, allora prepariamoci con il rumore, uccidiamo quello a sinistra e quello a destra dalle spalle. Uno. Soldato. E due. Perfetto. Quello non lo uccidiamo, non mi sembra un pericolo, infine. Che sta dormendo. Ok, avanziamo lentamente. Piano piano. Qui a sinistra li ho fatti fuori, quindi non è un problema. Facciamo attenzione. Lo so, potrei accovacciarmi e camminare, cioè avanzare da, come si dice? Vabbè, non lo so, insomma. Però per sicurezza voglio strisciare. Ok. Anche perché il segnale dice di andare lì, quindi non vedo il motivo di andare per strada. Però l'unico problema è se ci sia qualcuno durante questi edifici. Allora, controlliamo un po', va. Io non ne vedo ancora nessuno. Iniziamo a strisciare. Lo so, sarò lento, però preferisco andare lento e stare in sicurezza che andare veloce e essere sempre in pericolo. 32 Springfield. Wow, come cazzo l'ho preso? Vabbè. La fiamma. Guarda, la fiamma della passione. Ma che cazzo sta dicendo? Non lo so. Attenzione. Attenzione, vedo un camion. Attenzione, c'è un soldato che cammina. Il mio problema è che se viene qua dobbiamo ucciderlo. Cazzo, cazzo, cazzo. C'è uno vicino. L'avete visto? Non penso però che entri qui. Vediamo un po'. Aspettate, raga, sento dei passi. Allora, quello se ne sta andando. Vediamo quest'altro. Ok, andiamoci. No. Piano, 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 piano. Fiu! Siamo dentro. Meno male, abbiamo raggiunto il primo obiettivo. Attenzione. Oh, cazzo, ce n'è uno qua. Il problema è non lo so se questo si muove. Anche perché ci sono altri fuori, non è che posso ucciderlo così a buffo. Aspettate, diciamo che non è che ce ne sono tanti, quello che là che si muove. Vabbè, raga, proviamo ad avanzare. Non so, sembra più se dobbiamo ucciderlo, perché se ci muoviamo e scavalchiamo lì potremmo far rumore, quindi aspettiamo che questo se ne vada, questo davanti. E uccidiamo fortunatamente questo qui. L'unico problema, raga, sapete qual è? È che non ci sono solamente loro qui fuori, quello che vi ho detto, ce ne saranno anche altri. E quando li uccido fortunatamente, quelli non se ne accorgono. Però quando devo raccogliere il corpo, perché dovrò allearlo da lì, lo vedono. Mi beccano. Quindi che faccio? Non so. Proviamo ad andare lì? Proviamo, cioè. Speriamo che non se ne accorge. Ok, non se n'è accorto. Però ce n'è uno lì, eh. L'ho visto camminare, eccolo là.
Ma adesso vediamo dove va. Perché se è solo lui possiamo andare. Mo sta tornando indietro. Penso. Sì. Allora. Qui dobbiamo preparare a ucciderlo. Aspettiamo se arriva a questa stanza o si ferma sulla soglia. Mi sembra che sta arrivando. Andiamoci qua. Pronti a sparare in testa. Preso, grande. L'unica cosa è spero non ci siano altri. Però ne dubito, cioè. Guardiamo in questa stanza. Nessuno, ok. Lingotto d'oro. Questo non... Ah, tentavo di nascondere dietro la porta. Il pianoforte. E dobbiamo andare qui? Non saprei. Ah, dobbiamo andare all'hotel, vedi? Invece vediamo sotto che si può fare, però non penso perché sotto andiamo. Certo poi. Ma il bello è questi brilli, no? Messi così a buffo. Dobbiamo andare lì a destra, ok. Capito tutto. Spero solo di andare a puttane tutto. E ovunque ci stanno sti cosi. Io loro convinti sono i sviluppatori che andrò a sparare così, no? Perché questo copre lo stealth. Copre la copertura. Oddio, attenzione. Avvicinavano lì. Mo' dobbiamo decidersi sul da farsi. Perché se questo è uno che gira qui non possiamo avanzare. Là c'è un ufficiale seduto. Accanto a sinistra c'è un altro. Vediamo qua, va. Ok, due là, come già detto. Proviamo a avanzare. Facciamo attenzione. Ora direi di strisciare. Per non farci vedere. Oh dai, siamo per arrivare all'hotel. Attenzione, vediamo quello. Questo davanti a noi, voglio vedere che fa. Ovviamente adesso tornerà qui. Si controllerà così. Aspettiamo la sinistra però. Cazzarola. Che ansia. Ok, si è girato però. Aspettiamo che anche quest'altro se ne va. Ok. Andiamo, va. Ok. Non è ancora finita, però andiamo. Ansia mille, raga. Ansia mille. Dobbiamo andare. Ok, ci sono. Allora, voglio prenotare una stanza. No, basta. Saliamo, va. Attenzione, attenzione che se c'è qualcuno ci sgama, andiamo tutti a puttane. Dov'è la fottuta porta di Brandeburgo? Ah, la piazza di Brandeburgo! Ah, ok. Dobbiamo stare qua, al buco. Sembravano dei lingotti d'oro. Possiamo avanzare o il gioco mi trolla e mi fa trovare tipo 10 russi dietro. Ora ti facciamo il culo. Ah, tu pure male però. Ok però.